Goodler, bentornato da Carlo. Ora parliamo di digitalizzazione. Infatti, descriveremo lo scanner. Ti hanno mai chiesto di scandire? Beh, penso di sì, l'avrei detto più di una volta. O probabilmente il termine inglese spelling, ossia la sequenza delle lettere che compongono una parola seguita da una frase per poter far meglio capire la lettera stessa. Ora noi digitalizziamo un qualcosa di diverso con lo scanner. Beh, ma cos'è questo scanner? È un dispositivo elettronico e meccanico che permette di importare dei dati presenti su di un supporto che nella maggior parte dei casi è carta o cartoncino. Tecnicamente questa procedura avviene tramite un convertitore sensore che, scorrendo su di un supporto, anche se non direttamente a contatto, con una determinata velocità trasforma quello che vede, legge, in un dato informatico, in un certo numero di pixel. Maggiore sarà la quantità di pixel, migliore sarà la qualità o la grandezza del supporto acquisito, quindi un maggior numero di megabyte di peso. Al termine della procedura potrai evidenziare il risultato, quindi la sua interpretazione, sul tuo monitor o eseguire anche direttamente delle operazioni. Una volta che avrai ottenuto l'informatizzazione del supporto, potrai farne quello che vuoi. Come? Semplicemente archiviarlo, editarlo con programmi dedicati o inviarlo o qualche altra funzione. Ma come si presenta? Se è un dispositivo a sé, unico, di norma si presenta come una scatola lunga, larga e bassa, come la figura, le cui dimensioni sono di poco superiori ad un formato di foglio A4 o, nella versione più grande, sono come il formato del foglio A3. Questo a secondo dell'uso che dovrai farne dello scanner. È costituito da una struttura con coperchio o copertura che copre un vetro sul quale appoggerai il tuo supporto da digitalizzare. Subito, dietro il vetro, scorre, lungo delle guide, il modulo sensore motorizzato. All'interno di questo modulo c'è l'insieme dei circuiti che saranno in grado di acquisire, quindi rappresentare graficamente, il supporto cartaceo e trasformarlo così in pixel, in bit. L'operazione di acquisizione avviene tramite una proiezione di un fascio luminoso lungo tutto il vetro, quindi lungo tutto il supporto, o su una porzione da digitalizzare. A seconda dell'intensità di luce che torna al sensore, per ogni sezione si avrà l'interpretazione di ciò che è rappresentato sulla carta, di ciò che legge il sensore. Se però il coperchio o copertura non dovesse rimanere abbassato durante tutta la fase di digitalizzazione, oppure dovesse filtrare della luce esterna all'interno, il risultato non sarà ottimale e, nella peggiore delle ipotesi, risulterà compromesso, rendendo necessaria la ripetizione della procedura. L'alternativa a questa struttura la conosci, in quanto è già stata menzionata, anche se marginalmente, durante la lezione sulle stampanti. Infatti, se possiedi o acquisterai una stampante multifunzione, essa ha la possibilità di eseguire la digitalizzazione dei supporti posizionati sulla superficie di vetro. La procedura di acquisizione sarà comunque la medesima. Sulla struttura degli scanner potrai trovare anche una serie di pulsanti che ti permetteranno di accedere a funzioni rapide di digitalizzazione. Ti cito anche l'esistenza di un praticissimo e comodissimo scanner portatile a mano. Se frequenti locali come biblioteche ed hai la necessità di acquisire per varie ragioni immagini o testi, questo fa il caso tuo. È un'asta della grandezza all'incirca di un foglio A4, una bacchetta magica per capirci. Facendo scorrere questo dispositivo lungo il foglio o la superficie da digitalizzare, che in linea del tutto teorica potrebbe anche non essere piana, esso ti consentirà di memorizzare i dati su di una memoria interna. Dopodiché, collegandolo al PC, potrai trasferirli sul tuo hard disk. Se sei stata brava o sei stato bravo, la digitalizzazione avrà un risultato soddisfacente. Infine ti cito un altro dispositivo di acquisizione diffusissimo, come il lettore di codici. In pratica quello che si usa nei negozi, nei supermercati. Può avere diverse forme, a penna, a schermo intero come nelle casse dei supermercati,
ad impugnatura tipo pistola oppure uno smartphone, eccetera. Il loro scopo è acquisire dei codici che possono essere di varia natura, come i codici a barre su un qualsiasi oggetto, o codici particolari denominati QR code, QR code. I codici a barre classici sono appunto delle barre verticali di vario spessore e numero e vengono utilizzati per ottenere informazioni su di un oggetto come un prezzo e le caratteristiche. I codici QR invece sono rappresentati da una piccola figura di forma quadrata riportanti all'interno dei quadratini bianchi e neri. Essi offrono informazioni straordinarie e molto complesse. Come per i codici a barre, però necessitano di un lettore, che nello specifico è rappresentato da un programma che li decodifichi. Dalla decodifica si evidenziano diverse tipologie di informazioni. I programmi di decodifica di questi codici sono installabili su cellulari o smartphone dotati di fotocamera. Inquadrando il codice con la stessa, il programma interno installato restituirà le informazioni inserite da colui che ha generato il codice. Le informazioni possono essere indirizzi di siti internet, testi, numeri di telefono, bigliettini da visita, SMS, foto e dati multimediali. Ad esempio, il QR code riportato qui al lato, se inquadrato con una fotocamera, rimanda al sito thegoodly.com, in quanto in fase di creazione dello stesso ho deciso di inserire questo tipo di informazione. Utilissimi, no? Che dici? Se vuoi crearne uno personale o saperne di più, vai sull'indirizzo qui evidenziato e ne potrai realizzare uno gratuitamente. Navigando puoi trovarne altri di siti che consentono la realizzazione di codici QR, ma decido questo perché lo conosco e l'ho utilizzato personalmente. Tornando in ambito di digitalizzazione, quale termine utilizzare per questa procedura? La digitalizzazione può essere etichettata con diverse terminologie. Avrai sicuramente sentito parlare di scansionare, scannerizzare o scandire. Quella che personalmente utilizzo di più è scannerizzare. Tutto sommato potrebbe anche essere il termine più brutto, ma ritengo che, richiamando il termine inglese di scanner, rimandi immediatamente all'azione senza aggiungere altre parole. Nella prossima lezione completerò la descrizione dello scanner. Quindi ora un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e alla prossima!